Delle tante persone che mi contattano per una consulenza di naturopatia, molte vengono in coppia, marito e moglie o fidanzati, genitori con i figli o figli con i genitori e anche parenti a volte. Di solito uno è più convinto dell'altro e si lamenta di non riuscire a convincere o motivare l'altra persona a seguire questo percorso di salute naturale. Ecco, una tecnica che non viene usata quasi mai, ma serve a diventare più convincenti, più persuasivi, più carismatici e degli ottimi mediatori. Funziona veramente. Se la fate diventare un'abitudine, vi farà ottenere i risultati che desiderate. Attenzione, sto per dirvi una cosa forte. Molti di noi passano tutta la vita cercando di evitarla, ma per fortuna è una tecnica che dura poco e funziona davvero. Ecco, l'ho appena fatto. Ve ne siete accorti? Lo rifaccio. Era la tecnica PSS, pausa di silenzio strategica. Perché dovreste farla? Perché essere un buon ascoltatore è uno dei segreti più importanti per ottenere empatia dagli altri e successo nella vita, anche se questa attitudine viene spesso sottovalutata. Invece, se ascoltate strategicamente e in silenzio, potrete mediare di più ed essere più persuasivi e dei migliori negoziatori. In più, ascoltare a fondo una persona e farla sentire ascoltata davvero è il dono migliore che possiamo fare a un altro. Mi viene in mente questo vecchio detto indiano: niente di quello che dirai oggi ti insegnerà qualcosa, solo ciò che ascolterai oggi ti potrà insegnare qualcosa. Bello, vero? Purtroppo molti di noi sono dei pessimi ascoltatori e non ce ne rendiamo nemmeno conto. Perfino se siamo d'accordo con chi parla, lo interrompiamo con le nostre idee brillanti o lo interrompiamo ancora prima che abbia finito di parlare. È vero? Io stessa penso di essere stata una pessima ascoltatrice, in realtà ci sto ancora lavorando, ma vi posso assicurare che questa strategia è un salvavita. Qualche tempo fa l'ho provata con una mia cara amica e i risultati sono stati grandiosi. Premetto che in 10 anni che ci conosciamo non mi ha mai chiesto nessun consiglio. Ma questa volta era tutta in subbuglio, ha iniziato a raccontarmi dei suoi problemi personali, sentimentali, lavorativi. Aveva mescolato tutto, creato un gran guazzabuglio e aveva somatizzato tutto e stava anche male fisicamente. In pratica l'argomento era il tipo di consulenza che io faccio per lavoro. Quindi potete immaginare, volevo intervenire e dirle cosa pensavo, cosa doveva fare, come doveva comportarsi, eccetera, eccetera, eccetera. Ma ho messo in pratica la PSS. Sono rimasta seduta ad ascoltare, ho cucito la bocca. E ogni volta che volevo dire la mia, sono stata zitta. È stato fantastico perché lei, parlando, si chiariva sempre più, coglieva da sola nuove prospettive per inquadrare la situazione e ha trovato dentro di sé le risposte giuste per lei. Sarò onesta, in certi momenti volevo parlare con tutta me stessa, non ne potevo più di stare zitta, ero a disagio. Ma ogni volta che lei arrivava alla fine di una frase, io restavo seduta e aspettavo che da lei uscisse dell'altro. Dopo 2 ore era molto serena e ci siamo sentite ancora più connesse e in sintonia, come non mai, e mi ha ringraziato come se io le avessi dato le risposte che lei cercava. Era molto felice di questo incontro. Ecco, questa è solo una storia, ma è per dimostrare che funziona davvero. Anche noi usiamo spesso questa tecnica nel nostro team di lavoro e anche qui io faccio fatica, sono l'esempio peggiore. Carlo è il migliore, lui ci ha fatto conoscere questa tecnica e ci mette in riga. Questo per dirvi che si può usare anche sul posto di lavoro. Avete visto? Per farsi ascoltare bisogna prima ascoltare. Ora tocca a voi. Ecco due sfide per questa settimana.
La prima, qual è la vostra peggiore abitudine di ascoltatore? Interrompete gli altri? Pensate a cosa direte dopo? Rispondete prima del dovuto? Contraddite? Ascoltate per finta, che capita spesso, magari quando siamo al telefono e sembra che ascoltiamo, in realtà stiamo rispondendo alle mail o facendo altro. Abbiamo tutti delle brutte abitudini, ma quando le identifichiamo le possiamo correggere. La seconda sfida, individuate quale può essere l'ambito più importante in cui applicare questa tecnica in modo continuativo. Famiglia, lavoro, relazioni sociali? E fatemelo sapere nei commenti qui sotto. Vi è piaciuto questo video? A me sì. Mettete un bel mi piace. Tanti mi piace, tanti nuovi video. Condividetelo con i vostri amici e iscrivetevi al canale, naturalmente. Ciao!